Francesco Caviso, direttore artistico del Vittoria Jazz Festival. Dopo 7 anni si può dire che Vittoria Jazz ha contribuito alla tua maturità artistica? Sì, si può dire. Tra l'altro il festival è diventato ormai una tradizione più che consolidata, è una realtà importantissima nel mondo del jazz, che dà la possibilità, insomma, a tanti artisti di poter calcare questo palcoscenico che è diventato assolutamente prestigioso. Io sono veramente contento per, insomma, come si è svolta questa edizione. Ogni anno va sempre meglio. Ospitiamo tantissimi artisti, ci sono tantissime attività collaterali all'interno del festival, tante mostre, il premio, la scuola curata da Carlo Cattano, e quindi c'è musica ovunque. Direi che questo si chiama Vittoria Jazz Festival perché il protagonista è appunto il jazz, ma potrebbe chiamarsi tranquillamente Vittoria Festival, perché dà veramente modo a tutti gli artisti di poter dare sfogo, diciamo, alla propria vena artistica. Questa è la formula vincente o pensi ad un altro tipo di formula per il prossimo anno? Ci sono tantissime idee ovviamente da valutare, ma credo che comunque questa sia una formula vincente. La novità di quest'anno è quella appunto di aver organizzato 3 serate ad agosto, il primo di agosto, il 2 agosto e il 3 agosto in spiaggia. Abbiamo invitato degli artisti che comunque sono di estrazione jazzistica, però hanno la capacità di abbracciare una fetta di pubblico molto più vasta perché suonano un genere musicale molto più fruibile, e quindi è una sorta di esperimento per noi, ma sono sicuro che andrà bene.